Sono partito per andare a inaugurare la Sagra delle Sagre, una cosa incidente meravigliosa fatta dai ragazzi che hanno fatto, sono riusciti a mettere d'accordo parecchi comuni e tutte le migliori sagre di tutti questi paesetti sono diventati la Sagra delle Sagre, perché ognuno aveva un suo spazio, doveva proporre quei prodotti particolari. Una delle cose più particolari che ho assaggiato era una pasta con i cavatelli con dei fichi, eccetera, eccetera, eccetera. E io adesso faccio un eccetera, 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 perché come al solito da quello spunto mi sono sviluppato un pensiero, una pasta che voglio farvi. I fichi sono i miei, che sono buoni. Abbiamo un pecorino molto, molto buono, una cipolla rossa di Carnara, il vino, il burro, i cavatelli e naturalmente. Sua maestà. Eccoci qui. Atto primo, prepariamoci il guanciale, già che siamo con le mani in mano, beh, facciamo un lavoretto di fino, eh? Lo scotichiamo qui appena appena, eh? Sì, così, anche qui. Eccolo, è arrivato subito, eh? La prima fetta. C'ha molto molto pepe e la usiamo per qualche altra cosa. Adesso vediamo. E questo invece ce ne prendiamo un paio di fettine. Una e due. E lo riappicchiamo. Hop. E lui sta lì. Allora, facciamo una cosa, buttiamo i cavatelli. Essa bolle, manciatina di sale grosso. Ci buttiamo i cavatelli. Smucinatina propiziatoria. Ecco qua. E loro si cuociono. Diamo una sistematina a questo guanciale, gli togliamo questa parte un po' più secca. Qui ci è rimasto un pezzettino di cotica. Basta. E poi lo facciamo a striscioline. Tu via che sei duretto. Ecco qui. C'ha un profumo de porco. È tanto buono. Ali. Lo ammucchiamo e lo piamo a verso. In italiano lo prendiamo a verso. Ecco. E lo mettiamo nella padella. E intanto accendiamo. Poi, mezza cipolla. Togliamo la prima girata che è un po' più coriacea. Là. Non vi fate male così, eh? Perché scorre sopra e non vi prendete l'unghia. Ma basta. Insieme al guancialetto, tutto tutto il cipollotto. Ci mettiamo una noce di burro, facciamo andare un pochino.
e ci mettiamo adesso a crudo un goccetto di vino bianco, così il tutto si ammalvisce e non rosola troppo violentemente. E intanto va, alziamo un po'. Ecco. Capiamoci i fichi migliori. E uno. Questi fichi stanno prendendosi proprio un'insolazione, poveracci. Abbiamo fatto a tempo a raccoglierli perché cascano tutti per terra. Con sto caldo li ha massacrati. Ma la settimana scorsa erano speciali. Quegli dolci buoni, quegli sta per morbidi. È il termine che usa il papi. Quegli. Un altro. Questo ce lo perdiamo. Fa niente. Come si tira il liquido del vino? Vedete che sta andando, ma non soffriggendo, si sta asciugando il vino, si ammalvisce tutto. Come il guanciale tende a vetrificare, cioè a diventare trasparente, ci buttiamo i fichi. E voilà! Abbassiamo un po'. Grattugia. Controlliamo un cavatello. La sentirli sembrano ancora pezzetti di legno, come si dice. Però sentiamo un po'. A questo punto, siccome ci manca veramente poco, facciamo tirare. Che belli. Saltatina. Belli, no? Siamo arrivati. Tiriamoci sul cavatello senza scolarlo troppo. Non sprechiamo niente, ma certo il cavatello è piccino, prenderli proprio tutti non sarà facilissimo, ma ci stiamo riuscendo. Ecco, tutti, vediamo, finiti. Saltiamo il tutto insieme. Spegniamo qua sotto. Ci grattiamo. Mamma mia ragazzi, che roba sto pecorazzo, suda,
Oh, questo è molto forte, quindi non esageriamo. Però, insomma, ci va messo. Tu stai qui. Saltatina terminata. Ale! Ha tirato per... Questa è venuta fuori. Buona! Mettiamo sotto questa così il mio taglierino ne rimane preservato. E assaggiamo questo azzardo, che secondo me potrebbe essere anche molto buono. Adesso lo sentiamo. Allora, cavatello, un po' di fico, cipolla e guanciale. Il tutto ammalvito nel burro con un goccetto di vino. Allora, il profumo è buono. Si sente il pecorino, che ci sta bene. Ma farò un bis di un test. Oppa. In questa sagra delle sagre c'erano tante cose buone, tipiche di quelle parti. C'era il fico d'ottato, è proprio un tipico fico di quelle parti, con cui fanno tutta una serie di cose incredibili, dai salumi addirittura. Ho assaggiato un salame di fico buonissimo, i soliti fichi con dentro la mandorla, si asciugati con l'allora, cioè. E poi c'era questa cosa con questa pasta. Beh, insomma, viva le sagre, viva la sagra delle sagre. Aldo, grazie per avermi invitato, perché è stata una bella esperienza. E soprattutto, viva la pasta così, alla come ti viene.